Nell'ultimo decennio la concentrazione di inquinanti nell'aria è diminuita, ma la situazione nelle grandi aree urbane italiane resta ancora preoccupante. Per questo proponiamo l'adozione di un piano per la mobilità sostenibile e una data limite per la vendita di auto a benzina e diesel. La percentuale di raccolta differenziata è raddoppiata, tuttavia siamo ancora lontani dal raggiungimento dell'obiettivo previsto per il 2030 dell'80%. Dobbiamo quindi dotarci di un piano di azione sulla mobilità sostenibile e intervenire sul sistema di tariffazione per incentivare e premiare i comportamenti virtuosi.